amici all'ascolto, eccoci nuovamente in studio. Questa volta abbiamo un ospite in più che gentilmente Calogero Costanzo ci ha portato, e l'ex attaccante del Milan fra le altre squadre, Maurizio Ganz, al quale subito chiediamo il perché ha scelto, ecco, mi hanno detto così, che fra molte cose hai scelto la città di Patti, come mai? Innanzitutto buongiorno, sì, effettivamente è così, perché quest'anno avrei potuto fare solamente una tappa, perché ho molti impegni, e parlando con Maurizio Iovio mi ha detto vieni a Patti, perché è un posto meraviglioso, la tappa nuova, gente meravigliosa, posti magnifici, ne vale la pena. E io, infatti nella sigla ci sono visto tutti le caratteristiche della città. E io ne ho approfittato, dato che è una tappa nuovissima e la Sicilia mi piace, quindi ho deciso di venire qua a Patti. E tanto per non perdere il suo vizio, tra virgolette, ieri ha fatto un bel due gol. Sì, ho faticato un po', perché ieri ho fatto praticamente la traversata dell'Italia, perché sono partito dal Friuli alle 6 del mattino e sono arrivato qua a Patti alle 3 del pomeriggio, perché ho fatto un'ora di macchina, un'ora e mezza di volo, poi da Catania qui un'altra ora e mezza, quindi sono arrivato un po' stanco. Infatti a Calogero ho detto, ieri ero veramente stanco, però ho fatto il mio dovere, anche la squadra mi ha aiutato, abbiamo fatto un'ottima semifinale contro un'ottima Argentina, e poi a breve faremo questa finale con la Svizzera, sarà ancora più dura, perché li ho visti giocare ieri col Brasile, ha giocato veramente un grande calcio. Ecco, magari diciamo la gente preferiva il Brasile, sai com'è il nome, Brasile. Anche noi ci aspettavamo di veder vincere il Brasile, ma la Svizzera si è rinforzata, ha l'attaccante Lustrinelli, che magari chi non sa magari del proprio bene di calcio, è stato un ex giocatore della nazionale svizzera, ha fatto un mucchio di gol, ha giocato nel Basilea, ha giocato anche nel campionato tedesco, un attaccante veramente forte. Ci sono rinforzati, però è chiaro che noi non vogliamo mollare, vogliamo vincere il torneo, chiaramente. Ecco, quindi abbiamo già detto, grazie anche alla bravura e alla presenza di Calogero Costanzo, che è veramente uno degli artefici, se Patti è ritornato nuovamente adesso all'attenzione generale. No, Calogero è splendido, perché si adopera dal primo minuto, non ci conoscevamo, è un giorno che ci conosciamo, si è messo a disposizione veramente al 100%, sempre col sorriso, sempre disponibile, ma tutte le persone, quindi siamo contenti. Quando c'è questo calore, quando c'è questa amicizia, questa voglia di stare insieme innanzitutto, e di fare sport, penso che sia la cosa più bella del mondo. E quindi tra Valencia, se cade dello spettatore, fra due oretti circa. E chi è nella zona, chi è in una zona, insomma, io credo alle 18-18:15 sarà questa finale magnifica tra Italia e Svizzera, c'è un bel calcio, buoni giocatori, c'è un'area fantastica, un bel sole, un bellissimo mare, stavo parlando prima con Calogero e dicevo, guarda, io sono un montanaro, a me piace la neve, io faccio pochi bagni, il primo bagno l'ho fatto qui, quest'anno a Patti. Sei Nodara, no? Assolutamente sì. se sono qui, evidentemente. Ci vuole ogni tanto. Beh, quindi abbiamo già parlato, abbiamo detto che fra due ore ci sarà questa finalissima. Nello stesso tempo però c'è una notizia, almeno noi giornalisti l'abbiamo data, quindi non chiedo se il prossimo allenatore del Milan femminile. Sì, il prossimo anno sarò il prossimo allenatore del Milan femminile, sì. Non ti chiedo altro, perché giustamente inizieremo ti dico questo, non posso fare altre dichiarazioni, però inizieremo il 24 di luglio e andremo in ritiro. Certo. E quindi già è venuto il regalo, magari il nome per quello maschile è un pochettino, non dico disgrazia, ma sotto sotto siamo un pochettino male. Però come femminile quest'anno siamo arrivati al terzo posto, e quindi si presume che il prossimo anno si possa lottare per vincere il campionato femminile. Ti spero. Questo lo posso dire, no? Si spera, chiaramente. E beh, d'altronde io che sono tifoso milanista, ma d'altronde l'ho detto sempre e mi conoscono tutti, chi non ricorda i due gol fatti all'Inter di Maurizio Ganz nei primi 10 minuti di gioco? Certo. Erano bei momenti, insomma, ho avuto la fortuna di vincere il campionato con il Milan nel 98-99, i 5 attaccanti di quello splendido scudetto, eravamo io, Birov, Wea, Leonardo e Boban. Boban adesso è arrivato nuovo nel Milan, quindi sono contento. Certo. Maldini era entrato da un anno come dirigente, quindi insomma credo che il Milan, per il tifoso del Milan,
bisogna avere un po' di pazienza, però sono entrati dentro però chiaramente giocatori che sanno di calcio, uomini soprattutto di spessore, che è quello che, che serviva. Piano piano tornerà anche il Milan, bisogna avere pazienza, ma tornerà sicuramente. Speriamo, anche il vertice, certo. Io spero che a breve il Milan possa così tentare di nuovo di vincere il campionato. Speriamo, anche perché attualmente sui social si stanno, tra virgolette, lo diciamo in siciliano, si stanno bagnando pane, non so se l'hai capito. Sì, sì, ecco, sì, nel senso che il Milan prende il giocatore dell'Empoli che è sceso in Serie B, non è che sta facendo la squadra per evitare la retrocessione. Io credo che per vincere bisogna avere dei giocatori forti, certo. Ma è meglio magari prendere giocatori magari di meno nome, però che servono molto di più alla squadra per poter ottenere grandi risultati. Ci sono tanti giocatori che magari hanno meno nome ma che sono forti, e magari tanti giocatori che magari con nome eclatante arrivano nel campionato italiano, che è un campionato difficile, e hanno difficoltà, hanno dei problemi, quindi bisogna essere anche contenti del mercato che farà anche il Milan quest'anno. Ecco, l'ultima domanda per il figlioletto, come va? Lui ha 2 anni di contatto ancora con l'Ascoli, credo che nell'ultimo anno e mezzo è stato sfortunato, ha fatto benissimo a Como, ha fatto benissimo a Verona, a Pescara non è andata così bene come è andata così ad Ascoli, ma perché non gli è dato la possibilità di poter giocare con continuità. Io credo che abbia solamente bisogno di trovare un allenatore che gli dia fiducia al 100% e potrà far vedere le grandi qualità che ha, perché questa è la verità. È un grande attaccante, ha un senso del gol, ha un senso di posizione, è un goleador veramente bravo. Perfetto, ecco, in conclusione allora tanto augurone per la finalissima di oggi. Assolutamente, mi aspettiamo. Esatto, già l'avevamo detto, tanto augurone per il Milan di domani. Grazie. Grazie ancora a Calogero. Grazie, che voglio ricordare una cosa, che stasera premiamo pure Don Carmelo, ecco, persona Don Carmelo che ci ha cresciuto a tutti Maria. Questi ragazzi, tanti ragazzi che abbiamo giocato con lui, e questa sera avevamo l'onore di farlo premiare della nazionale, perché ci sta, è una persona che ci sta molto al cuore. Bravo, complimenti ancora per quest'altra vittoria, senza dimenticare quello che hai detto poco fa per quanto riguarda il nostro Francesco. Bene, questo ti fa onore, complimenti ancora. Poi andrò con Maurizio insieme, facciamo questa promessa, che Maurizio è molto a disposizione mia, a disposizione di tutti, è una persona molto cordiale con tutti, e se gli dico c'è questo ragazzo Francesco che ha, te lo sto dicendo in diretta, che è una SLA e vuole vederti, che è un tifoso del Milan. Volentieri, molto volentieri. Ti aspetto, mi ha detto. Vabbè, molto volentieri. Tu quando vai via? Io vado domani pomeriggio. Domani pomeriggio, allora abbiamo il tempo domani mattina. Anche domani mattina. Ci facciamo un giro là. Beh, ecco, come avete potuto notare, già sapendo di Angelo, già ieri, e mi ha detto che aspettava Maurizio Ganzi, però gli abbiamo detto ora d'accordo doveva arrivare. Bene, grazie ancora cari telespettatori, come avete potuto notare, oltre che bravura, sì, anche veramente, delle cose così belle, dolci, di una volta. Ma oggi sono, dette oggi, sono ancora molto più gradite. Grazie Maurizio, grazie a voi, grazie ancora Calogero, e grazie a voi cari telespettatori.